Questa è la prima bottega che si incontra lungo il percorso Agata. In questa bottega espongono due valenti artisti, due valenti maestri, Pompeo Cammarano, maestro della terracotta, ed Alfonso Palumbo, un falegname che di Cassinatelli ha scelto Agata Festival per esporre le sue creazioni. Prima di proseguire, un ringraziamento importante. Sento di ringraziare gli Cusati nel mondo Web TV per aver voluto accettare l'invito ed essere qui con noi questa sera. Mi fa piacere personalmente da camerotano e da licusitano, e quindi benvenuti. Grazie. Questo è il primo degli slardi che si raggiunge lungo il percorso Agata. E poi tra l'altro qui abbiamo una licusitana acquisita che espone, che è la signora Carmela. Insieme alla signora Carmela espone invece l'amica di Tanziata. Che sono napoletane. Che è napoletana, chiaramente. E queste sono le sue creazioni. Quindi in Agata si espone sia all'interno di botteghe che all'esterno, negli slardi, nelle piazzette, quindi tutto il percorso, tutto il centro storico di Camerota diventa luogo d'arte, luogo dove si può esporre. Thank you.
Ma si mangiano con gli occhi ugualmente. Questa è la terza bottega che si raggiunge lungo il percorso Agata. Questa bottega è un omaggio al maestro Pino Cusati, l'artista che è recentemente scomparso. Agata vuole tenere aperta questa bottega in suo onore. Ringraziamo per questo anche la famiglia e il figlio che qui che con noi e ha voluto che ciò avvenisse. Vi lascio nelle sue mani, insomma, che vi potrà spiegare meglio le opere del padre. Vai. Queste qua in ceramica sono le ultime opere di mio padre. Dovevo fare la prova, l'inverso.
avendo potendo pagarlo già. Siamo arrivati, siamo ancora lungo il percorso Agata, siamo arrivati ad un'altra delle botteghe delle nostra, dei nostri valenti artigiani. Qui troviamo Pinarucco, scultrice del legno, lavorazione del legno, una bottega piccolina, molto bellina, però fatta in maniera molto carina. Vi invito a visitarla, insomma, e troverete l'artista che vi saprà spiegare ancora meglio di me. Io lavoro il legno di ulivo e carrubo, faccio degli oggetti, dei tarieri, posate, portachiavi e tutto il resto, collane, orecchini e tutto il resto del legno di ulivo. Del percorso Agata. Qui troviamo due artisti e in più il punto gastronomico. Troviamo il maestro Enzo Barbieri, scultore del legno e liutaio, e troviamo Garrieli, in arte Garrieli, il nostro Giovanni Antonio Cammarano. Vi invito tra l'altro quindi a visitare queste botteghe, sono botteghe bellissime e si mangia molto. Si apre pure questa delle canne.
Sì, questo è un presepio un po' particolare, vi spiego per quale motivo. Perché i personaggi di questi presepi non sono i personaggi, ma sono tutti fatti con i fiori essiccati, sono tutte rose. Veramente. Questo non ho guardato, ora devo guardare meglio. Come lo sto dicendo questo. Si esce un po' fuori dalla tematica del presepe napoletano, ecco. Sì, certo. Il problema è che volendo fare un presepe in miniatura in legno d'olivo, come quelli là, perché quello è tutto legno d'olivo, quelli di rosa e essiccati modellati vengono cristallizzati, dove la pioncina, non è altro che il l'ombrellone è il calice del tangente. Per il resto la rosa gialla, la rosa rossa, quello che vedete qua la base, questi piccoli pezzi dolci che sono tanti, le palle che sono state attaccate, cacciavano fuori questi gatti lì, e questi qua sono i nostri giovani artisti. Quindi Agata riesce a mobilitare non solo artisti che, diciamo così, da tanto tempo lavorano e operano nel campo dell'arte, ma anche le giovani generazioni che in un modo e nell'altro si avvicinano al mondo dell'arte e quindi si avvicinano ad Agata Festival, e chissà, magari loro saranno i nostri artisti del futuro, quelli che esporranno nelle prossime edizioni. Come vi chiamate? Benedetta Licata. Ludovica Baroni. Buonasera. Collaboratrice. Dì il tuo nome, Maria. 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 Specchetti.
come l'avete fatto? Tutto a mano. Tutto a mano. Abbiamo usato stoffe, perline, piume, tutte cose carine. Eccoci giunti all'altra bottega del percorso, siamo appena alla metà. Questa è una bottega un po' particolare, è una bottega collettiva. Qui espongono un insieme di artisti che si sono messi insieme, hanno formato un gruppo artistico e hanno trovato spazio per fare non solo esposizione ma anche laboratorio. Chiamo Luca che meglio saprà raccontarvi e vi potrà dire tutti gli artisti che espongono nel dettaglio. Buonasera, allora siamo un'unione di 5 artisti, siamo io e mia sorella che ci chiamiamo Bobò, il nome d'arte di noi due, e Adelaide Di Nunzio che ha fatto le decorazioni di tazzine e dei piatti, e Rita Lepore che ha dipinto dei marmi e Raffaele Santapanza che è un pittore, ha dipinto diversi quadri e ha fatto anche una scultura. E infine, poi, e basta, siamo tutti 5, sì. E ospitiamo l'incursate web nella bottega, facciamo nella vedere bottega quella che è. Allora, abbiamo scelto come tema unico il mare e quindi tutti gli oggetti che trovate all'interno della bottega sono tutti ispirati al mare. Come vedete questi marmi possono essere sia dei quadretti che dei poggiamento, hanno tutti quanti la flora come protagonista, la flora e la fauna marina. Gli oggetti qua invece, collane, orecchini, sono tutti quanti anche ispirati al mare. Questi sono appunto vari pesci con la boccia. E poi questi sono tutti oggetti lavorati al mare. Quindi troviamo le pietre raccolte in Calabria, a Roccella Ionica, e questa è la moda Roccella infatti. Questi invece sono proprio di qua, del Cilento, perché sono oggetti lavorati dal mare cilentano, diciamo. E questo qua in pratica è l'anima di una foglia di fico lavorata al mare, a cui è stato fatto il calco e poi è venuto questo ciondolo di bronzo. E abbiamo la moda positano, mattonelle, orecchini lavorati dal mare sempre. E poi qua abbiamo stereotipi del mare, quindi abbiamo la barca e il mare fatti in ottone e così. Questa invece è una scultura ha fatto Santa Panza. Con tutti gli oggetti lavorati dal mare, recuperati sulla spiaggia, quindi vediamo pezzi di falce arrugginita per questo, pietre, legno, tutto figlio del mare, diciamo. E anche i quadri di Santa Panza sono tutti quanti con il protagonista del mare. Annuncia amico, che annuncia è la più bella. Apri. Qui invece abbiamo sempre degli oggetti di Bobò e in plexiglass, sempre con tema il mare, perché sono coralli, diciamo. Dovrebbe essere rappresentare il corallo marino. E di qua invece abbiamo sempre i quadri di Raffaele Santapanza e poi delle ceramiche dipinte a mano.
dipinte a mano da Adelaide di Nunzio, che anche lei appunto si è ispirata al mare, quindi vediamo barche, e oasi, eccetera. Una balena anche. E infine pareo, costumi e magliettine, tutte quante ispirate al mare, con temi floreali, che concludono la nostra bottega collettiva. Allora, eccoci ad un'altra bellissima bottega del percorso Acara. Siamo in realtà giunti a Piazza San Daniele, vicinissimo Piazza San Daniele, quindi siamo ormai alla metà del percorso. Questa è una bottega particolare, piccolina, ma si fanno creazioni molto interessanti. Qui si lavora il vetro. Vi invito a visitare la bottega, troverete l'artista che saprà meglio spiegare di me. Prego. Che esponete? E queste sono tutte collane create da me, da Bibichou. Sono tutte artigianali. E ci sono anche delle collane con delle creazioni fatte di vetro di Murano, che li lavora mia figlia, che in questo momento non c'è, ma poi verrà a dare dimostrazione anche come si lavora il vetro. Per esempio, ecco, questa qui sono fatte con il vetro di Murano, queste. Poi le faccio vedere queste qua. Stasera oggi pomeriggio. Ciao Nicola. Questa per esempio. L'aveva riattivata. È saltata. C'è stato un problema su dei lampioni. Forse a me l'hanno fatto fare qualche posto. Aspetta, fai un attimo la ripresa. Poi purtroppo sono cose. Se vuole riprendere questa. Mi ha chiamato, siamo rimasti da quello che ci. Sono tutti in vetro soffiato. Questa qui è tutta bigiotteria semplice. Ciao! Ecco, questa per esempio, vede? Questa qui è tutto vetro. Vede anche queste. Queste qui, queste pietre, sono un po' e un po'. Poi verrà a esporre anche mia figlia, sono completamente di vetro, perciò vi fa vedere come si lavora il vetro. Ecco, questa per esempio è un'altra collana fatta tutto con il vetro di Murano. Va bene, grazie. Prego, grazie a lei. Parla forte. Allora, eccoci giunti a Piazza San Daniele. Qui abbiamo una nuovissima bottega, una new entry del percorso Agata. Troverete delle cose molto, sì, molto interessanti. La natura viene plasmata e trova la mano fertile dell'artista. Ci avviciniamo e vedrete, non vi annuncio nulla, scoprirete quello che c'è. Presento l'artista, tra l'altro, che è Sabina, eccola là. Vai, vai, vieni. Buonasera. Questa è l'artista, adesso sarà lei a portarmi nella sua bottega, tra l'altro una bottega molto bella, e a spiegarvi tutto quello che c'è. Questa era un'antica sartoria in passato. Ho ricreato un po' l'ambiente
mia volta con degli oggetti di vita quotidiana che non sono più in uso, come l'asciugapanni. Troviamo adesso gli spazi all'aperto, le botteghe, diciamo così, sono quasi terminate. Troviamo però gli slarchi, cioè i punti dove gli artisti espongono in esterno. Questo è il primo, è uno dei primi. Qui troviamo un artista che è tra l'altro del nostro amato paesello, che è di Ricusati, che è Rita Mastrolanardo. Vi lascio nelle sue amabili mani che vi racconterà meglio. Allora, io presento dei gioielli fatti artigianalmente, sono delle pietre dure che appunto testimoniano che lavorati possono diventare dei veri e propri gioielli da indossare, insomma. E le proprietà delle pietre sono quelle di dare. Si credeva che queste pietre dessero beneficio al corpo e allo spirito, e ci continuiamo a credere perché è bello pensare che questo può giovare al nostro essere tutto intero. Ancora, ecco qua i nuovi giovani artisti, un altro piccolo angoletto che loro si sono ritagliati. Tu sei? Presentati. Alessia De Luca. Ok, spiega un pochettino. Abbiamo fatto tutto noi qui, anche bracciali, quadretti, insomma avete utilizzato la natura per fare dell'arte, bravi. Un nuovo spazio espositivo, tutto al femminile questo spazio, un po' particolare, tra l'altro anche questo è dei
dei nostri carissimi amici di Licusati. È un angolo tutto dedicato all'uncinetto, declinato in tutte le diverse varianti. Chiamo tra l'altro qua vicino a me l'artista, l'artista Nicoletta, vieni a raccontare un pochettino. Niente, è una passione oramai sì, antica ma rinnovata. Abbiamo vari oggetti sia di corredo, di oggettistica e di... Vabbè, dedicate ai bambini tutta questa parte qua. Questi li fa un'amica nostra, si chiama Antonella. Si diletta a fare questi orecchini, portachiavi, collane, cappellini per bambini, scarpette. Specifichiamo, tutto fatto a mano. Tutto rigorosamente fatto a mano. Non vi fate ingannare dalla precisione, perché... fatto a mano. Qua abbiamo pensato di fare dei contenitori per questi oggetti, per chi volesse fare dei regali, e sono dei contenitori, praticamente è un riciclaggio, perché sono dei barattoli di pomodoro decorati a decoupage. Quindi abbiamo unito le due cose, le due forme di arte. Ed eccoci giunti ad un'altra importantissima bottega del percorso Agata. Siamo in realtà quasi arrivati alla fine del percorso, da qui in poi si tornerà indietro rivisitando tutte le botteghe del percorso, quindi un doppio senso di marcia quest'anno. Questa è la bottega di un valente artigiano, di un valente artista, che è Gianni Venuta. Espone vicino alla chiesa di San Daniele, all'interno della sagrestia, l'ha scelto come spazio. E ci accomodiamo adesso, ve lo presenterò e ci faremo spiegare da lui tutto. Eccoci all'interno della bottega, o meglio, un po' all'esterno, in realtà è una bottega non bottega. Vi presento qui l'artista di cui parlavo prima, che è il maestro Gianni Venuta. Meglio di me saprà raccontarvi la sua arte. Noi abbiamo un piccolo laboratorio a Celle di Bulgheria, siamo originari di Poderia e realizziamo questa ceramica che è un po' diversa dalla maiolica, è realizzata con argilla e smalti artigianali. Alcuni sono piccoli elementi in monoblocco, cose da usare in cucina, tappini, saliere. Realizziamo però anche oggetti più grandi come murales o elementi di arredo. Questi sono montati, sono tanti pezzi a incastro e vengono poi insomma, utilizzati come quadri. Abbiamo anche una seconda sede in Toscana dove facciamo dei corsi di formazione, si chiama Terra e Acqua il laboratorio. E niente, ci dimeniamo tra Toscana e Cilento molto felicemente, insomma. E a volte partecipa anche Pablo, mio figlio, e la mia compagna che niente fa tutt'altro, lei però insomma passa molto tempo nel laboratorio, quindi è una produzione familiare, sì, è una cosa che è nata in Spagna, ho cominciato a lavorare lì con questa tecnica che sono tutte incisioni e tagli tendenzialmente, un po' come lavorava Gaudì, questo architetto che faceva queste grosse ceramiche architettoniche. E niente, cerchiamo di dare il meglio. Quello. Grazie. Andiamo. Dammi il video. Allora, tutte le tazzine sono opera di mia moglie. Le borsette floreali, anche opera di mia moglie. E due quadri, uno rappresenta il castello di Camerota, in primo piano i fichi d'India in primavera con un po' di papaveri, mentre il secondo ha sullo sfondo la spiaggia della Calanca come si presentava negli anni 60 e in primo piano i fichi d'India un po' maturi, perché
lì verso l'estate. Poi ci sono varie sculture realizzate da me in polistilene, un materiale molto delicato da lavorare a fuoco. Questa è una scultura a fuoco. Ci sono dei piccoli totem indiani, il materiale è agave e ferula. Poi questo l'ho fatto in primavera, è realizzato in polistilene, molto leggero. Mi sono ispirato a una vecchia canzone dei Squallor, Indiana Warlock. Guarda come bello, andate a vedere. Quello è un quadro etnico realizzato da mia moglie. Hai visto? Nonna, guarda qua. Poi abbiamo i scacciapensieri. Questi realizzati da me. Vedete che poi prima che andiamo via veniamo a acquistare. Bello, Erika? Sì. Andiamo. Com'è bello. Queste sono le pietre dipinte a mano. Sono dei floreali, tutti firmati da me, Enzo Camara. Il segnalibro è dipinto a mano, il fondo con il corallo, il cavalluccio marino, mentre il pesciolino è una scultura e sotto il pesciolino una piccola lumachina in madreperla. Questi sono i fiorellini con la coccinella realizzati da mia moglie. Le bamboline, sempre segnalibro, realizzate da mia moglie. Poi abbiamo un piccolo cofanetto portaoggetti con foglia d'oro. Dei piccoli cofanetti portaoggetti realizzati da mia moglie. Abbiamo le bamboline profumate, sono un profumo a biancheria realizzate da mia moglie. I quadrifogli, segnalibro quadrifogli realizzati da me e da mia moglie. Un piccolo portapenna e un decoupage. Grazie, buona serata. Eccoci ancora lungo il percorso ed eccoci ad un'altra bellissima bottega. Come vi raccontavo, in Agata non ci sono soltanto le botteghe al chiuso, ma anche gli slarghi e gli spiazzi all'aperto, oppure sotto gli archi. Questo è uno di quei casi. Qui troviamo ancora l'uncinetto, questo è il reparto, è l'angolo dedicato all'uncinetto, l'angolo del percorso dedicato all'uncinetto. Qui troviamo delle artiste che vengono da Lentiscosa, quindi Agata raccoglie e abbraccia tutto il comune. Vi lascio nelle mani dell'artista che vi saprà raccontare meglio la sua arte. Dico salve, noi adottiamo un metodo che è il classico uncinetto, però con la caratteristica che inseriamo delle pietre preziose e non, in modo da poter modernizzare un vecchio metodo utilizzato dalle nostre nonne, però un po' più, diciamo, moderno. In più facciamo anche dei quadri prendendo dalle spiagge di Marina di Camerota i vari sassolini per poi fare delle piccole composizioni.
Tra l'altro facciamo anche il laboratorio con i bambini. Infatti molti bambini tendono a fare questo tipo di braccialetto, che poi viene regalato e portato nelle loro case, perché questo è un concetto che utilizziamo per i turisti. Eccoci alla fine del percorso. In realtà finiamo là dove avevamo iniziato. Prima di presentarvi però l'ultimo artista, che è anche il primo artista che troverete, un ringraziamento speciale. Un ringraziamento all'amico Giovanni Roberti, perché ci ha permesso col suo lavoro, tanto lavoro vi assicuro, di poter illuminare Agata, di fare in modo che questa sera tutti gli artisti abbiano la massima visibilità. Quindi grazie al maestro Roberti, che è il nostro grande amico. Grazie. Come vi dicevo, siamo giunti alla fine del percorso Agata. Siamo giunti alla fine, che però è l'inizio, rappresenta. Troviamo qui il maestro Rosalbo Bortone, che con la sua arte, i suoi colori, dà il benvenuto a tutti i turisti che intraprendono il percorso Agata. Vi lascio alle sue opere, vi lascio all'artista e magari se in vena anche ad una sua poesia. Sì. I turisti che passano possono ascoltare questa poesia se vogliono, perché un pochino penso che sia interessante in quanto è in vernacolo camerotano, dialetto camerotano. Sì, allora vado. Sì, l'ultima mia poesia, ma più che poesia è una preghiera a San Vincenzo Ferrere, il protettore di Camerota. Allora, San Michè, stamma sent, San Michè, solo tu mi puoi capire, motorico, citto citto, che nessuno ha da sentire. Il miracolo che ha fatto, pure tu hai perduto il tuo conto. Solo nato tenne circo, salva pure questo mondo. Casa roba, casa cire, casa rorme mezza via, casa circa andiamo a Nizza e si stringe da curia. Non mi dici, non è cosa, tengo altro a pensare. Pure un giorno in questa crisi se ne parla più là. Se sta cosa è proprio urgente, non potete più aspettare, Gesù Santo in paradiso, che non tenono per fare. Nove c'è, che l'ate santo, Gesù solo per condorno, se ci trovano per scangio, su parente a Santo Rosa. Che sta cosa è troppo urgente, non potete più aspettare. Ste miracole pesanti, solo Vicenza gli sape fa. I tanti punti interessanti di Camerota, non si può non visitare il museo, l'ex carcere oggi adibito a museo, un luogo importante che conserva la storia di Camerota, ma non solo, dell'intero territorio. Entriamo, vi presenterò il suo custode, il signor Vincenzo Rucco, che vi racconterà un pochettino della storia. Allora, come vi dicevo in esterno, questo è il museo, uno dei luoghi più importanti da visitare qui a Camerota, tra i tanti che ce ne stanno. Vi presento il custode della memoria storica sia di Camerota che di questo museo, il signor Vincenzo Rosso. Lui vi racconterà un pochettino della storia del museo, di quello che qui vedete esposto. Sì, tutto quello che... c'è un telaio che tenne 500 anni fa, è ancora funzionando come era 500 anni fa che lavoravano. Questo è un torno del lavorazione del legno.
Non c'è scritto, 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 non c